No, non è una tua impressione. La quantità di pubblicità presente nelle pagine web e nelle applicazioni Android è veramente sempre più importante. Se sei stanco di tutto questo, nei prossimi minuti ti mostrerò quali sono i migliori ad block per Android. Ah, dimenticavo, ciao, sono Zana di Turbolab.it, se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Ebbene sì, nei prossimi minuti ti mostrerò i migliori ad block o blocca pubblicità per Android. Prima di cominciare però un paio di raccomandazioni in ordine sparso. Innanzitutto, tutti gli ad block, quindi le app che ti mostrerò, non sono immediatamente disponibili nel classico Play Store di Android. Per ottenerle è infatti necessario rivolgersi o al marketplace parallelo chiamato FDroid oppure scaricare i singoli file APK. Questo per il semplice motivo che Google tutela i propri interessi commerciali impedendo che le app che hanno come primaria funzione quella di bloccare la pubblicità siano pubblicate proprio sul Play Store. Ciò detto, alcune app con nomi simili a quelli che ti segnalerò fra poco sono comunque presenti nel Play Store. Per due motivi: o si tratta di una versione ridotta e privata delle funzionalità principali che gli sviluppatori inseriscono nel Play Store con lo scopo di farsi pubblicità, quindi inseriscono una sorta di app moncata senza le possibilità di bloccare la pubblicità in modo veramente efficace, semplicemente per avere un punto di visibilità, farsi conoscere dagli utenti, oppure, caso decisamente peggiore, si tratta di scammer e copiatori che prendono l'app, la modificano un pochino e cercano di far passare la loro creazione attraverso le maglie dei controlli di Play Store. In questo caso statene lontani. Sia come sia, la soluzione migliore per installare le app che ti segnalerò fra poco è tramite FDroid, appunto il marketplace dedicato alle applicazioni open source che non ha interessi commerciali forti come Google da proteggere e quindi consente la pubblicazione anche di app blocca pubblicità come quelle che tratteremo fra poco. Seconda informazione rapidissima: le app che ti presenterò fra poco bloccano la pubblicità all'interno delle altre app e nelle pagine web, ma non funzionano, non sono veramente efficaci nel bloccare la pubblicità presente all'interno dei video di YouTube. Quindi, se anche installerai una di queste app, continuerai comunque a vedere la pubblicità all'interno dei video di YouTube. Non c'è niente che non vada, è semplicemente lo stato delle cose. Se vuoi essere informato quando pubblicherò l'approfondimento dedicato alle app funzionanti proprio per bloccare la pubblicità nei video di YouTube, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti e sulla campanella che trovi qua sotto. Ultimissima informazione prima di entrare nel vivo dei migliori ad block per Android: ricordati che la pubblicità presente nelle pagine web e nelle app viene spesso utilizzata per finanziare e ripagare il lavoro di chi crea contenuti. Quindi, bloccandola, impedirai ai tuoi autori preferiti di ricevere un compenso. Fai una etica e se l'app che decidi di scegliere ha la funzione dedicata, escludi le risorse che visiti tutti i giorni di modo da visualizzare la pubblicità e ricompensare quindi le persone che li hanno creati. Benissimo, primo ad block per Android. Se mi chiedete, ehi Zane, qual è l'ad block per Android che dovrei installare nel 2020 per navigare senza pubblicità? Beh, personalmente non ho dubbi. In questo momento il browser Brave per Android è la soluzione ideale per la maggior parte delle persone, principalmente perché è facilissima da installare. Infatti, contrariamente alle app che ti segnalerò fra poco, questa è presente all'interno di Play Store e si scarica e installa tramite veramente un singolo tap. Una volta installata l'app sul telefono, siamo immediatamente operativi, non c'è niente da configurare e possiamo cominciare a navigare sul web tramite il browser Brave senza visualizzare le fastidiose inserzioni pubblicitarie. Ora, in realtà ci sono molti altri browser alternativi con un ad block integrato. Io ho scelto Brave per una serie di motivi. Innanzitutto utilizza lo stesso motore di Google Chrome, quindi avremo performance del tutto simili. In seconda battuta, l'azienda che lo sviluppa è stata fondata da Ike, che è l'inventore della tecnologia JavaScript che tutti noi utilizziamo quotidianamente. In ultima istanza, ma non certo per importanza, Brave ha costruito un ecosistema attorno al proprio browser che tramite una criptovaluta chiamata Basic Attention Token conta di ricompensare anche gli autori. Se l'argomento ti interessa, ti lascio il video a Basic Attention Token qua sopra dove troverai tutti i dettagli. Inoltre, se lo desideri, il blocco pubblicitario è disattivabile in maniera selettiva e quindi potrai continuare a ricompensare i siti che ti interessano, come dicevamo poco fa. Quindi, se cerchi un ad block per Android nel 2020, la mia raccomandazione va a Brave: installalo, provalo, secondo me ti piacerà.
Brave blocca la pubblicità solo all'interno delle pagine web visualizzate all'interno appunto di Brave, ma non può niente contro la pubblicità inserita nelle altre applicazioni, quindi quella magari che vediamo nell'app di Facebook o nei vari giochini gratuiti. Si tratta di una soluzione solo web. Se cerchi qualcosa di più aggressivo, devi fare invece riferimento a una delle altre app che ci allineeremo fra poco. Se cerchi invece un adblock capace di bloccare la pubblicità da qualsiasi applicazione, la mia preferenza al momento va per Blockada. Si tratta di un progetto open source portato avanti da una serie di volontari che si installa appunto tramite F-Droid. La versione che trovi su Google Play invece è semplicemente un segnaposto. La vera Blockada, quella che consiglio, si installa da F-Droid. Si tratta di un progetto molto interessante, è estremamente leggero ed estremamente efficace. C'è un peletto da smanettare appunto perché dovremo da prima installare F-Droid e da lì cercare l'applicazione di Blockada ed installarla appunto tramite quel sistema. Una volta installata si attiva davvero tramite un singolo tap su un grande pulsante e il blocco della pubblicità è immediatamente attivo e funzionante. Se ti interessa come funziona, sotto al cofano viene aperta sostanzialmente una VPN locale tramite il quale viene instradato tutto il traffico, quindi sopra in alto nelle notifiche di Android noterai che c'è un piccolo avviso che c'è una VPN attiva, ma niente di pericoloso perché è semplicemente una VPN locale. Il traffico non lascia il nostro telefono per andare da qualche altra parte, quindi siamo anche tutelati dal punto di vista della privacy. All'interno di questa VPN, appunto, Blockada ha attivato anche un servizio di blocco che fa sì che solo il traffico rivolto ai siti di contenuti e non quello che cerca di andare a recuperare la pubblicità venga lasciato passare. In questo modo tutte le richieste di recupero di contenuti pubblicitari vengono bloccate, i contenuti pubblicitari non arrivano sul nostro telefono, tantissima batteria risparmiata e tantissimi dati mobili risparmiati se avete solo pochi giga al mese. Se avete un po' di tempo per smanettare, vi consiglio davvero di dare un'occhiata a questo Blockada. Se per qualsiasi motivo Blockada non vi dovesse piacere, date un'occhiata anche a DNS66. Si tratta di un'altra app open source sviluppata anch'essa da un gruppo di appassionati che sostanzialmente utilizza grosso modo la stessa tecnologia di VPN che vi ho appena descritto, quindi un server locale fa passare solo le richieste di risoluzione verso gli host remoti che erogano contenuti, blocca tutte le richieste di traffico pubblicitario, tanta batteria risparmiata, tanti dati mobili risparmiati, un altro progetto molto valido. Se per qualsiasi motivo non vi trovate bene con Blockada, non vi piace l'interfaccia, non riuscite ad installarlo, date un'occhiata anche a questo DNS66, è un'ottima alternativa. Se invece cercate qualcosa di ancora più smanettevole, nel senso con un sacco di opzioni, la possibilità di impostare i settaggi in modo più granulare e anche bloccare intere applicazioni, date un'occhiata a NetGuard. In verità i suoi autori non lo definiscono un ad block per un motivo molto fondato, considerato che permette appunto di regolare quali applicazioni possono accedere alla rete e quali bloccare, è a tutti gli effetti un firewall per Android che consente anche come effetto secondario di bloccare la pubblicità. Per quanto mi riguarda, NetGuard mi piace perché appunto è un'app per smanettoni, però non è quella che consiglio immediatamente proprio perché ha un sacco di opzioni, proprio per la presenza del firewall integrato che quindi la rende un pochino complicata da utilizzare anche per via del numero esagerato di opzioni che abbiamo a disposizione. Se però sei appassionato, sei uno smanettone di Android, ti piace trafficare con questo tipo di cose, dai un'occhiata a NetGuard, sono sicuro che ti piacerà. Se invece hai effettuato il routing del tuo smartphone e hai pieno accesso al sistema operativo, puoi valutare di installare AdAway. Si tratta di un'app veramente molto interessante che di nuovo si installa tramite F-Droid e che personalmente ho utilizzato per gli ultimi 2 anni quando ancora avevo il precedente telefono sul quale avevo appunto ottenuto i privilegi di root. Si tratta di un'app molto interessante perché non utilizza una VPN locale, non c'è niente di che, ma si basa sul file hosts. Fondamentalmente, grazie appunto al privilegio di root, questo AdAway è in grado di modificare e accedere al file hosts di Android e quindi vi inserisce delle lunghissime liste di server, che sono i server pubblicitari, che vengono così bloccati direttamente a livello del sistema operativo. Questa è una soluzione che mi piace molto perché non c'è appunto il processo delle VPN come abbiamo visto per Blockada o DNS66, ma proprio il blocco viene effettuato utilizzando una funzionalità di base del sistema operativo. Il rovescio della medaglia è che chiaramente potremo utilizzare questa soluzione solamente se abbiamo effettuato il routing del telefono. Se ci sono le condizioni,
provalo, secondo me ti piacerà. Faccio una menzione rapidissima per AdGuard, si tratta di una soluzione a pagamento, quindi mentre tutte le altre sono gratuite, AdGuard è a pagamento. È una buona soluzione, lo cito in questo video, soprattutto per le persone che preferiscono avere una soluzione a pagamento che dà diritto anche ad avere un po' di assistenza in caso di problemi. L'aspetto negativo è che appunto AdGuard costa circa 2 euro al mese mentre tutte le altre app sono gratuite. Se però trovi un valore nell'avere il supporto, nell'avere comunque un'azienda che è un'azienda dei quali ci sono nomi e cognomi pubblicati, che appunto realizza e distribuisce questa applicazione, questo AdGuard può essere un'ottima idea. Altrettanto valida idea è anche BlockThis. Si tratta di un'applicazione per Android realizzata da un programmatore tedesco che è rimasta presente in Play Store per alcuni mesi e aveva totalizzato un boato di download. Ora appunto Google l'ha tolta, quindi l'ha relegata nei market alternativi, però rimane un'altra applicazione validissima per bloccare il traffico pubblicitario su Android. BlockThis si chiama, prova a dare un'occhiata se ti piace. Se niente di quello che ti ho presentato fino adesso ti dovesse piacere o dovesse risultare compatibile con il tuo telefono, dai un'occhiata anche a queste alternative. Innanzitutto Firefox per Android, lo conosciamo tutti, è la declinazione per smartphone del browser per PC, integra direttamente un meccanismo di blocco dei tracciamenti che finisce anche per bloccare tutta la pubblicità. Tra l'altro, se non dovesse essere sufficiente, puoi installare anche l'estensione AdBlock Plus per Firefox, che è compatibile anche con l'apparecchio mobile, e quindi dargli un altro boost di efficacia e di efficienza. Per quanto riguarda invece i browser nativi come Brave, io preferisco appunto Brave per i motivi che ti ho citato, se non ti dovesse piacere, non ti trovassi a tuo agio, dai un'occhiata ad AdBlock Browser per Android. Si tratta semplicemente della proposizione in un browser dedicato del vecchio AdBlock Plus, un'applicazione che era molto popolare alcuni anni addietro, che sostanzialmente ti dà la possibilità appunto di avere un browser tramite il quale navigare web con blocca pubblicità integrato. Sempre rimanendo in ambito di browser facilmente installabili da Google Play, anche Opera Mini, che ha oltre 20 anni di presenza sul mercato, è un'ottima soluzione. Anche in questo caso, blocco della pubblicità integrato, si installa facilmente da Play Store, secondo me può essere una buona soluzione. Un'altra soluzione che puoi valutare è modificare i DNS utilizzati da Android e selezionare uno dei servizi DNS che si propongono appunto di integrare il blocco della pubblicità in modo remoto. Quindi il tuo telefono farà una richiesta di risoluzione dei nomi a dominio dei server pubblicitari verso questi DNS personalizzati che risponderanno non trovato, e quindi il tuo telefono non potrà contattare il server pubblicitario e scaricare i banner pubblicitari. È sostanzialmente una soluzione che non consiglio per due motivi. Innanzitutto, chi siano questi gestori di DNS alternativi non è sempre chiaro, ci possono tracciare, e in seconda battuta perché comunque per modificare l'uso dei DNS su Android è comunque necessario smanettare un pochino. La soluzione migliore è sicuramente quella di installare Blockada, che offre anche la possibilità di cambiare i DNS tramite l'interfaccia dell'applicazione stessa, però a quel punto, se già abbiamo installato Blockada, tanto vale attivare le sue funzionalità di AdBlock integrato. Bene, dal canale di turbla.it è tutto, fammi sapere qual è il tuo AdBlock preferito, se ne hai installato uno di questa lista, se ne hai scelto un altro, fammi sapere perché ti piace e perché lo potresti preferire rispetto a tutti quelli che ho citato. Se invece il video ti è piaciuto, come al solito ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace che trovi qua sotto, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie davvero se troverai un secondo per cliccare sul pulsantone. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti che trovi qua sotto e anche sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!